Stasera siamo insolitamente numerosi e di questo sono grato a voi che siete venuti. Penso che un merito non irrilevante lo abbiano l'autorevolezza dei due relatori e anche magari il tema che abbiamo deciso di affrontare, anche se non è che sia particolarmente sexy. Il documento, non a caso, notaio. Sembra una roba noiosa, invece vedrete che non è per niente noiosa. Sono anche contento perché nella frenetica attività di dicembre per decidere e completare il programma, dopo una settimana di disperazione, non solo è venuta bene questa seduta di oggi, ma ho messo a posto fino ad aprile. Quindi ormai mi rimane solo una delle dei nostri meeting, l'ultimo, ma abbiamo tempo, ho tempo per fissare. Volevo darvi per questo la informazione sulle prossimi appuntamenti. Eccolo qua, se solo... Adesso agiamo anche su quello, quando... Allora, oggi parliamo del documento digitale, a febbraio ci saranno Alfonso Fuggetta, che è un informatico, professore di informatica del Politecnico, capo del CEFRIEL, che è uno dei più importanti centri di innovazione tecnologica italiani, e Ruggero Cesaria, che è un manager, come lui dipende da un'azienda, di un'importante azienda, una delle più importanti aziende italiane, un manager della formazione, che si occupano di quella che io ho chiamato l'educazione di Pollicina, cioè l'educazione dei giovani di questo millennio. Quindi come cambia l'educazione per il fatto che c'è la rivoluzione digitale. Poi abbiamo... A marzo, il 4 marzo, abbiamo Emilio Genovesi, che è l'amministratore delegato di Material Connection, che è una società che ha una materialoteca. Cioè voi entrate, invece di libri ci sono sample di materiali, sono materiali innovativi, sono collegati con una società dello stesso nome negli Stati Uniti e quindi rinnovano ininterrottamente questa materialoteca e fanno consulenza, iniziative pubbliche sul ruolo dei materiali e combinano l'interesse per i materiali dal punto di vista estetico, quindi quello che interessa i designer, il peso, come si tocca, con le caratteristiche invece fisiche di vario tipo che i materiali possono avere. E dall'altra parte c'è Barbara Del Curto, che è una professoressa del Politecnico, che invece fa ricerca sui nuovi materiali, nanomateriali anche, e quindi parleranno dei materiali da questi due punti di vista diversi. E infine, il primo aprile, che non è una presa in giro, ma è il primo lunedì del mese, ci saranno Stefano Quintarelli, che è un imprenditore informatico tra i più innovativi. Lui, quando era studente, fondò una società, la prima in Europa e una delle prime nel mondo, Internet Company. Poi l'hanno venduta, poi assieme a dei soci imprenditori. Poi l'hanno venduta, lui ha continuato a creare nuove società, fare l'informatico brillante, ma è stato anche deputato nella scorsa legislatura. E adesso ha trasformato il gruppo di informatici che lo hanno aiutato nella sua attività di deputato in un'associazione che ha come vocazione l'innovazione tecnologica, la guida, e quindi propongono modifiche delle leggi, adesso potete andarla a vedere, adesso non mi ricordo il nome del sito web, ma hanno fatto un sistema per presentare in modo più comprensibile il bilancio dello Stato. Questo sistema è di alta qualità, tant'è vero che l'INPS ha appena fatto un accordo con i copernicani per fare una versione del proprio bilancio basata sugli stessi principi, quindi una cosa. E Quintarelli è un esperto informatico notevole, e Massimo Simbula, che invece è un avvocato,
e insieme discuteranno e parleremo di blockchain. La blockchain, sapete, che è l'algoritmo che sta dietro il Bitcoin. Il Bitcoin è la più famosa e più discussa e più moneta elettronica. L'algoritmo che sta dietro ha una sua autonomia, un algoritmo con molte caratteristiche interessanti, e ormai è 4-5 anni che laboratori di ricerca, piccole aziende, start-up cercano di capire a cosa può servire, dove può essere applicato con utilità e dando risultati che sono migliori di quelli che otteniamo senza. E il tema è molto di attualità, perché ormai anche le banche centrali e le principali banche mondiali si chiedono cosa fare con il Bitcoin, e ormai si stanno sviluppando nuove applicazioni. Non sono temi, è un tema interessante da discutere, perché non ci sono certezze qui. C'è un terreno interessante su cui probabilmente fare sperimentazione, cercare di capire e vedere cosa si può fare. Non, come vi ho detto, non ho ancora il programma per maggio, ma abbiamo più tempo e non sarò ancora angosciato. Va bene, oggi con Riccardo Genghini e Maurizio Ferraris, alcuni anni fa, 5, abbiamo fatto, su invito di Roberto Masiero, un incontro sul documento digitale. Più o meno io ho conosciuto entrambi in quell'occasione. È stato un incontro molto molto interessante. Quindi, quando ho pensato al documento digitale, ho detto, beh, cerchiamo di ricostruire quell'equipe, perché hanno tutte le caratteristiche che devono avere i miei conversatori. Si occupano di documento digitale da due punti di vista diversi. Genghini tutti i giorni fa documenti, in genere li produce, Ferraris li usa come un'astrazione per spiegare il mondo. Però hanno anche la seconda caratteristica: sono diversi, ma sono molto curiosi di quello che pensano persone che hanno altre esperienze, così hanno dimostrato 5 anni fa. E quindi oggi noi abbiamo come tema quello del documento digitale. Maurizio Ferraris poi è stato gentilissimo, perché non solo vi ha detto che vieni qua, ci ha risolto tutti i miei problemi e quindi fa sì che oggi siamo qui tutti riuniti, ma per aiutare la preparazione di questa cosa, il 28 dicembre ha pubblicato sulla Repubblica, che è solo per noi, ma sostanzialmente più o meno solo per noi, un articolo. Allora, sarebbe quasi che dovremmo cambiare il tema della giornata per discutere il tema del suo articolo, perché il tema del suo articolo è che il comunismo si è realizzato. Quindi, per tutti quelli che dicono che siamo in una deriva, qui e lì, lui dice, attenzione però, che quella cosa lì è già avvenuta. Però noi qui dobbiamo mantenerci legati al documento, ma uno degli aspetti interessanti è che una delle cose che spiegano perché il comunismo si è realizzato è il fatto che noi siamo nel pieno di una rivoluzione che Maurizio chiama rivoluzione docu-mediale, innescata dall'incontro fra una sempre più potente documentalità, la sfera dei documenti da cui dipende l'esistenza della realtà sociale. Vedete che questa è una definizione più ampia di quella di big data o cose di questo genere, perché non è solo che c'è tanta roba, ma che questa roba ha sempre più peso nelle nostre azioni, e una medialità diffusa e pervasiva. Cioè, il fatto che miliardi di persone sono connesse dice che non è più il potenziale accesso a questi documenti da parte dei singoli esseri umani, non è più una possibilità remota che richiede molti passi per essere realizzata, ma è una possibilità che sta coprendo l'intera popolazione della Terra, e che per quanto riguarda le popolazioni dei paesi industrializzati, dei paesi, diciamo, di cui noi siamo parte, possiamo considerare pressoché risolta se consideriamo le relazioni di affinità e familiarità.
Cioè, tutti noi abbiamo ormai almeno il numero di persone che non hanno un amico o un parente in grado di interagire con i dati e i documenti digitalizzati è sempre più ridotto. E quindi questo tema è un tema che non è più un problema che ha una sua specificità. 5 anni fa era ancora un po' così, cioè noi discutevamo, ma cosa succede del fatto che di tutti i documenti che il notaio produceva? E il ruolo del notaio, che io quando mi ero preparato per quella incontro, ero andato a guardare i notai. Non è che sono dei passacarte, erano delle persone che avevano definito e sviluppato un proprio ruolo rispetto al rapporto tra cittadino e documenti, che era molto specifico e che doveva essere un ruolo di aiuto ai cittadini nel rapporto con le cose e le attività di cui quei documenti erano tracce. E quindi era un ruolo di difesa di ombudsman, in qualche modo. Che poi lo realizzassero bene o male, questo era un aspetto interessante, ma della professione del notaio prima. Ma se il notaio si digitalizza, se il documento si digitalizza, è chiaro che cambia questo tipo di cose. E quindi diventa ragionevole chiedersi che cosa sono i documenti, ma anche andando oltre quei documenti che hanno quel livello di formalità che richiede una controfirma, eccetera, perché questa cosa è oggi in qualche modo un tema aperto. Cioè il confine tra il documento formale e il documento informale si è di molto alleggerito. È in qualche modo la stessa cosa che è successa nel rapporto tra parola scritta e parola parlata. Io vengo, essendo piuttosto anzianotto, da un mondo in cui si diceva verba volant, scripta manent. Ma non, il concetto di manent e volant, la distinzione non è significativa. Tutto si muove, tutto vola e tutto rimane. E all'insaputa di noi, sia che voli, sia che rimanga, sia che faccia entrambe le cose, eccetera. E quindi l'idea è di dunque noi condurremo questa conversazione ponendo una domanda ai due conversatori, ogni volta ci sarà uno che risponderà per primo e l'altro potrà aggiungere, discutere liberamente. Allora, la prima domanda è naturalmente per Maurizio e quindi e la domanda è banalmente: che cosa sono diventati o stanno diventando oggi i documenti? O in altre parole, visto che lui è il filosofo, com'è cambiata la loro ontologia? Facile, 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 facile. Beh, per un filosofo è il No. minimo, anche perché lui aveva scritto che non basta l'epistemologia per occuparsi di documenti, quindi. Quindi, figuriamoci, se no uno farebbe a meno dei notai e sappiamo bene come in realtà, malgrado quel che si dice, non è così facile fare a meno dei notai. E quindi sono molto contento di essere qua, molto onorato dell'invito. Ho un primo quesito di indole pratica da porre al Presidente, cioè quanto si auspica che parli in questa prima domanda? L'idea è che parli ogni volta tra i 10 e i 15 Perfetto, benissimo. minuti, Ecco, però se non. anche sfori a 20 io non No, mi ma metto a perché quello dice, piangere. non la Che dici finiva. cose interessanti? Una Dice. volta, io preparo sempre quattro domande. Il caso limite è stato uno in cui ne abbiamo trattate solo due. Però il pubblico non si è lamentato, non ha tirato gli aeroplanini di carta. Era contento lo stesso perché dicevano cose interessanti. Io quindi sono Moderatore un moderato. orchestratore molto. Al massimo mi metto a discutere, ecco. Non. Ma Prego, questo basta. cioè Prego. molto bene. Allora, parto proprio riallacciandomi, perché immagino che poi chi è qua si è chiesto, sì, ma come fai a dire che dal fatto che è cambiato lo statuto del documento, posto che sia cambiato, si è realizzato il comunismo? Perché uno potrebbe dire, cioè, non è così ovvia la cosa. Allora, innanzitutto cerco di spiegare questo e poi
dettaglio meglio la questione del cambiamento del documento. Allora, come è cambiato il documento e che adesso? Cos'è il documento oggi? Il documento, appunto, una volta era una cosa rara che si faceva normalmente in maniera solenne e in sedi preposte, poi c'erano dei funzionari o dei professionisti che servivano a fabbricare dei documenti. Oggi vi dico del comunismo alla fine, così state più attenti. Oggi invece si fanno documenti in continuazione, senza saperlo spesso, senza volerlo, e soprattutto nel momento in cui tutto può essere registrato, tutto può diventare documento. Quindi un'infinità di cose che prima non si pensava minimamente che potessero diventare documento. Per esempio, possiamo documentare il peso che il nostro sedere ha sopra al sedile di un'automobile. Adesso è non solo documentabile, ma se ne traggono anche delle utili statistiche, dei saperi di varia natura. Quindi una volta effettivamente poi dovevo pensare di chiamare un esperto a pesare i sederi delle persone, soprattutto perché dice: perché solo il sedere? Io peso l'intera persona, è difficile pesare un sedere. Tutto questo adesso può essere registrato, quantificato e riusato. Questo è l'elemento fondamentale. Quasi tutto, appunto, nell'epoca del verba volant c'erano documenti, erano delle brevi isole di memoria in un mondo confuso fatto essenzialmente di oblio. Che cosa ho comprato ieri al supermercato? O meglio, che cosa ho comprato ieri al negozio? Va a sapere. Adesso invece, già adesso, da un bel po' di tempo uno poteva guardare lo scontrino, da un certo momento in avanti lo scontrino è rimasto registrato in certi archivi del supermercato, poi questo è stato registrato anche nelle carte di credito che tu hai adoperato per pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo ha fatto proliferare enormemente i documenti, oltre al fatto che poi, oltre a questi documenti che si creano spontaneamente, le persone appunto creano continuamente dei documenti intenzionalmente, nel senso che le chiacchiere che un tempo facevano al bar, come la famosa battuta di Umberto Eco, adesso invece vengono scritte da noi altri, legioni di imbecilli, sul web, e quindi creiamo questa enorme quantità di cose che fra l'altro genera tanti problemi, tra cui in particolare l'estrema rissosità contemporanea dovuta al fatto che le cose scritte mantengono tuttavia un peso molto maggiore delle cose orali, per cui uno dice: ma avrò sentito bene, cioè, e lì è scritto, ha proprio detto che eccetera. Oggi ho letto una cosa interessante, pittoresca nella sua forza icastica: c'è qualcheduno a Palermo che ha detto al sindaco Leo Luca Orlando che è un cornuto. Allora, questa cosa qua, non entro nel merito, è probabilmente è anche un'ingiusta diceria della gente volgare, però sta di fatto che però adesso questa cosa è scritta. E quindi il fatto che il sindaco di Palermo è un cornuto vagherà per tempi immemorabili sul web e resterà come e poi ci sarà qualcuno che, dicendo: come universalmente noto, il sindaco di Palermo è un cornuto, e quindi spiegando con questo non hai anche querelato sì, sì. Cioè, questo con un sistema di questo post hoc ergo propter hoc che causa tutti i malanni che uno può immaginare. Allora, questi due sistemi combinati che messi insieme sono micidiali, cioè il fatto che
ogni apparato che noi abbiamo e anche degli apparati che noi non abbiamo, che sono nelle cose vicino a noi, il cosiddetto internet delle cose, non è che le cose dialogano fra loro per il nostro beneficio, sono semplicemente che le cose adesso sono dotate di una memoria molto forte che prima invece non avevano, per cui sanno se si surriscaldano, che ne so, o cose di questo genere. Quindi tutto ciò che non era tracciato e non poteva fare archivio, ora è tracciato e fa archivio. E in più tutte le cose che le persone dicevano e che si dimenticavano, adesso invece le persone le scrivono e restano lì e circolano e vengono ritwittate, eccetera, eccetera, eccetera. Questo che cosa fa? Fa una trasformazione del mondo che è pari a quello della rivoluzione industriale, secondo me, almeno pari a quello della rivoluzione industriale, con tutto che viene ancora considerata una propaggine della rivoluzione industriale, mentre secondo me non ha più niente a che fare nella sostanza con la rivoluzione industriale, perché abbiamo una trasformazione. In primo luogo, le merci stesse sono trattate oggi come dei documenti. In fondo il carattere di oggetto della merce oramai è poco interessante, perché lo fabbricano delle macchine a bassissimo costo da qualche parte. Ovviamente ci sono tantissime cose che vengono ancora fatte a mano, oppure c'è tutto lo sfruttamento, eccetera, ma su questo dovremmo ritornare. Però gran parte delle cose vengono costruite da delle macchine e il grosso lavoro invece è se uno fabbrica qualcosa con una stampante 3D, sta facendo un lavoro intellettuale o un lavoro manuale? Questa è una domanda interessante, perché sta adoperando le mani, sì, in questo è indubbiamente un lavoro manuale, ma anche scrivere poesie è un lavoro manuale da questo punto di vista, anche stringersi le mani è un lavoro manuale. Contemporaneamente ci sono degli elementi di progettazione, quindi mentre una volta la differenza tra quello che stava facendo un lavoro manuale e quello che stava facendo un lavoro intellettuale era visibile già solo per il posto dove era, come era vestito, il rumore che c'era intorno, eccetera, adesso questo è scomparso. Ma cosa più importante di tutte? I documenti sono diventati la vera merce. La merce fondamentale adesso sono i documenti. Sono una merce fondamentale perché, per esempio, anche più fondamentale che il denaro, perché in fondo il denaro, che come sappiamo è una merce come qualunque altra, è interessante perché ha dei caratteri informativi, cioè ti informa sulle possibilità di assolvere i suoi impegni delle persone che le posseggono, e poi dopo di certe caratteristiche intrinseche degli oggetti che puoi prendere col denaro. Ovviamente sono delle informazioni abbastanza imprecise, nel senso che uno va al supermercato, vede due prodotti, pensa che simili, pensa che quello che costa di più sia il migliore e lo compra. In questo il prezzo ha dato un tipo di informazione. Così come, per esempio, le banche sono state... Perché le banche erano potenti? Perché le banche conoscevano i flussi di capitale, per esempio, dei loro correntisti, delle persone, quindi sapevano, avevano delle informazioni reali sul mondo. Adesso sempre più le banche sono meno centrali in questo tipo di processi, perché per esempio sa molto di più sul mondo, per esempio Google, quando va a vedere i tipi di ricerca che vengono fatti, che non invece uno quando va a vedere i conti correnti, per non parlare di quello che accade in politica, nel senso che immaginate un populista del 1970, dice: sono indeciso fra fare il partito dei ricchi e il partito dei poveri, vorrei sapere se in Italia ci sono più poveri o più ricchi, perché se ci sono più poveri faccio il partito dei poveri, così mi votano, se ci sono più ricchi faccio il partito dei ricchi. Adesso usa anche abolire la povertà per decreto, ma questa è un'altra iniziativa ingegnosa che è stata introdotta più recentemente, che non era considerata all'inizio. Però se costui fosse andato, per esempio, da qualche generale della finanza a farsi dire se erano di più i ricchi o più i poveri, il generale avrebbe forse confessato la propria
ignoranza, nel senso che dice sì, a quanto mi consta ci sono tot che hanno questi soldi, però in effetti ci sono per esempio molti mafiosi, molti camorristi, molti evasori fiscali e un sacco di altre cose che noi non sappiamo, quindi io posso darle. Invece se va da Cambridge Analytica gli dicono tutto quanto per bene e sa tutto. Il problema è che con questo lui viene eletto, però il giorno dopo ha smesso di governare, perché continuerà a dover rispondere ai mille differenti input che gli sono venuti da quelli che l'hanno votato. Quello che è più caratteristico dei governi populistici attuali non è, come spesso si dice a torto, che sono fascisti, che sono autoritari, sono semplicemente dei non governi, non governano perché sono semplicemente costretti a guardare tutto il giorno che cosa gli dicono. Allora, ho pubblicato me con la Nutella, quanti like ho avuto? Bene, allora posso andare avanti. Con cosa? Con la Nutella. È un altro però questo è un serio problema, perché se nel luglio del 1940 Churchill avesse avuto Cambridge Analytica e gli avesse posto il problema devo fare la pace con Hitler come Hitler mi propone oppure devo governare, Cambridge Analytica gli avrebbe detto non devi governare, devi fare la pace con Hitler, perché questo è il sentimento degli inglesi, e noi ci saremmo beccati Auschwitz e tutto il resto eccetera fino alla fine dei tempi, perché questo qua non aveva potuto governare. Invece, come è giusto che sia, lui ha fatto la guerra e poi dopo, quando sono tornati a casa i diretti interessati, cioè i soldati, l'hanno mandato a casa ed è stato dimesso, è andata effettivamente così. Questo è per esempio il cambiamento che deriva dal fatto che tu non hai più un velo di ignoranza rispetto alla società. La società diventa estremamente trasparente perché hai delle conoscenze estremamente fini, estremamente raffinate sulla società. E questo è letteralmente quello che non apprezzo. Si riesce a quantificare, a monetizzare e a trasformare in capitale ciò che tradizionalmente non aveva prezzo, ossia le credenze delle persone, le preferenze delle persone, quello che le persone stesse non sanno di sé, perché appunto uno può essere sorpreso quando Amazon gli propone un libro e poi magari prendendo dice sì, è vero, effettivamente mi piace, non avrei mai pensato che mi piacesse, però mi piace. Quindi è un tipo di conoscenza più fine. Allora, che cosa comporta tutto questo? E finisco sulla parte dei documenti per arrivare poi alla promessa del comunismo realizzato. Comporta trasformazioni nel modo in cui si guarda il mondo e l'idea stessa di sapere, perché appunto si legge sui giornali delle cose tipo Apple ha inventato una macchina che permette di leggere nel pensiero, il che è letteralmente assurdo, perché se noi apriamo la testa di ognuno di noi non troviamo niente da leggere, e quindi ci si domanda che cosa sia questo fatto di leggere dentro al pensiero. Ovviamente noi possiamo sapere che cosa siamo e che cosa pensiamo da come agiamo, questo si è sempre saputo. Effettivamente, se tu hai registrato tutte le query su Google di un tizio nell'arco di 10 anni, sai che cosa pensa quello lì. Però questo non è leggere nel pensiero, è sapere come agisce una persona. E comunque quello di cui tu disponi sono delle correlazioni, non delle causalità. Cioè, spesso coloro i quali vanno a cercare questo cercano anche quell'altra cosa. Cercano quell'altra cosa per via di questo? No, non hai nessuna prova del fatto che tu cerchi bianco perché spesso cerchi blu. Non c'è un nesso, sta di fatto che c'è questa correlazione. La correlazione ti permette di fare delle previsioni importanti, delle previsioni estremamente accurate. Perché? Perché si basano su una quantità di dati giganteschi, quindi è il prevalere dell'archivio sopra il principio. Quando mi sembra
nel 94-95, sicuramente De Michelis lo sa, avevano fatto quel sistema di traduzione basato sul corpus di traduzione dall'inglese al francese, che erano di atti parlamentari di precedenti, quindi traduzioni molto accurate perché ne andava di cose molto importanti. Hanno fatto una macchina interessante che traduceva abbastanza bene, basandosi però su un corpus molto affidabile, ma di 3 milioni di frasi, mentre Google può lavorare su 95 miliardi di frasi. Queste frasi possono essere completamente scombinate, però nel grandissimo numero funziona. Google Translate funziona molto meglio che i principi di intelligenza artificiale che Chomsky pensava 50 anni fa. Adesso faccio la grammatica universale che permetterà di tradurre qualunque lingua in qualunque altra lingua. Non c'è mai riuscito. Invece questo, ma non è che capisce quello che sta traducendo, semplicemente ha a che fare con dei tassi probabilistici talmente elevati che la traduzione funziona, cioè prevale ciò che è più probabile quando hai una quantità, una base di archivio così gigantesca. Per inciso, anche noi pensiamo così, cioè non è che noi abbiamo dei principi, abbiamo semplicemente un numero talmente alto di neuroni che non pensano ma scaricano e basta, che ci succede un fenomeno interessante nella testa che noi chiamiamo pensiero e che funziona esattamente come Google Translate, il che ci fa anche pensare che probabilmente cercando la grammatica universale Chomsky sognasse una cosa che non è mai esistita neanche nella testa di Chomsky, il che forse spiega perché cercava la grammatica universale. Ma comunque questo è... No, ma adesso di là di questo, ma poi il prevalere del riuso sull'uso, nel senso che tu normalmente di un oggetto puoi fare un uso solo, cioè di un gelato lo mangi ed è finita lì. Di un dato invece puoi fare sia l'uso primario e poi tutti gli usi secondari che possono derivare dal fatto che hai questo dato sotto mano. Per cui appunto di un acquisto su Amazon tu puoi vedere tutti quelli che hanno letto dei libri su Zanna Bianca, tutti i nessi che ci sono tra Zanna Bianca e il Corsaro Nero e poi tutto il resto che può seguire da questo. E non c'è limite pratico a questo. E soprattutto, e questo è il punto fondamentale, c'è un prevalere del consumo sulla produzione. La cosa veramente importante, veramente decisiva, è che il consumo conta molto più che la produzione, perché ormai la produzione viene fatta dalle macchine. C'è bisogno di gente che le adoperi queste macchine e nel consumare producono molto più reddito di quanto non farebbero stando in miniera, che è una bellissima cosa. Fra l'altro questo è uno dei primi principi per cui sostengo che il comunismo sia realizzato, nel senso che è molto poco conveniente andare in miniera, è molto più conveniente andarsene, anche se a certi momenti è quasi uguale, andarsene a fare il turista nelle calli a Venezia, perché quando vedi tutte queste masse di persone che rendono impossibile aggirarsi in certe parti di Venezia, pensi che, appunto, una volta queste masse si sarebbero trovate in miniera, sarebbero state oggettivamente peggio di come stanno nelle calli di Venezia e avrebbero prodotto meno reddito. Perché ognuno di loro con il suo telefonino in tasca, con i messaggi che manda, con oltre ai modesti consumi che fa, ma comunque sta producendo una ricchezza di dati infinitamente superiore a quella miseria di dati che poteva produrre uno in miniera dove non produceva un accidente, cioè al massimo ogni tanto tirava fuori un po' di polvere d'oro e lo faceva a prezzo della sua vita, stando sempre al buio, rischiando di esplodere, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, non è con questo il motivo per cui si è realizzato il comunismo, però ci sono alcune caratteristiche del comunismo che si sono realizzate e sono: primo, nel momento in cui i documenti sono la merce fondamentale, è risolto l'arcano delle merci, cioè è risolta quella cosa che diceva Marx, per cui una merce è una cosa che nasconde dietro di sé un rapporto tra persone.
Nel momento in cui i documenti sono la vera merce, risulta del tutto evidente che è il rapporto tra persone la merce. Quindi è sotto gli occhi di tutti questo fatto. In secondo luogo, nel momento in cui la vera produzione è il consumo e la vera produzione è la produzione di dati, viene meno l'alienazione, cioè quella forma di vita per cui tu dovevi stare sempre nello stesso posto per tutta la vita, per 10 ore al giorno e fare sempre lo stesso gesto stupido in continuazione, adesso non c'è più. Adesso non c'è più. È chiaro che poi le persone dicono si stava meglio prima perché c'erano posti che... Ma secondo me nessuno ritornerebbe agli anni 50 in nessun modo, nessuno. Cioè la nostalgia di forme di vita più sicura che c'è adesso mi ricorda sempre, c'è un passo stupendo di Cartesio nelle Passioni dell'anima in cui parla del marito che piange al funerale della moglie ma che non sarebbe felice se resuscitasse. Questo passo, che fra l'altro è drammaticamente vero, secondo me è molto forte in quel che agisce adesso. Cioè sicuramente l'alienazione è finita, siamo in una società senza classi, sicuramente ci sono delle differenze di reddito, indubbiamente, però la classe come identificativo di credenze, comportamenti e cose di questo genere non esiste più. Tendenzialmente andiamo verso una società senza Stato, sicuramente la globalizzazione, la nuova internazionale e il populismo e la dittatura del proletariato, esattamente, letteralmente la dittatura del proletariato, e quando Marx parlava di dittatura del proletariato si riferiva alla Comune di Parigi, che è un fenomeno che poi si riproduce con i gilets jaunes eccetera e poi anche da noi. Quindi questo è il punto. Quindi non sarei, insomma, temo di aver superato il tempo concessomi, però concludo dicendo: uno, che cosa sono diventati i documenti? E io dico: sono diventati la merce fondamentale, la merce più importante che ci sia. Perché si è realizzato il comunismo? Perché il consumo prevale sulla produzione. Vuoi aggiungere qualcosa? Sulla realizzazione del comunismo? No, anche tu, ti lasciamo un ampio margine libertà. Io riprenderei l'immagine del professor Ferraris di Churchill che se avesse avuto i big data avrebbe fatto la pace con Hitler, perché negli incontri che abbiamo avuto negli anni con Maurizio Ferraris lui mi ha fatto capire l'importanza dell'intenzione come elemento essenziale del documento. Ora, il big data è per definizione un documento, ammesso che sia un documento, senza intenzione. E quindi, semmai un'iscrizione, semmai una registrazione, usando la terminologia di Maurizio Ferraris. E quindi il tema di Churchill, il Churchill che immagino io, e quindi vorrei diciamo portarci sull'ontologia del documento come l'antidoto per evitare l'ebola dell'informazione, il documento che immagino io è un documento dove non si perde questa intenzionalità. E sono anche convinto che affermare che il documento nell'epoca dell'informatica sia inevitabilmente privo di intenzione è una falsità. È una falsità. No, chiedo scusa. Non l'hai detto. È una falsità che però è un po' nell'aria, come dire, c'è l'accettazione del documento. Si possono produrre dei documenti. Una volta bisognava per forza avere intenzionalità, però succede molto spesso che si... Allora, secondo me
se il Churchill ideale che ha capito l'ontologia del documento e che nel 39 deve decidere se affrontare militarmente Hitler o fare la pace con lui, mentre i suoi soldati erano praticamente spiaggiati in 15 giorni, i francesi erano stati sbaragliati dalle truppe dell'asse, ebbene lui in quel momento, di fronte al Big Data, che è un documento senza intenzione, avrebbe fatto quello che viene rappresentato molto bene nel film L'ora più buia, avrebbe preso la metropolitana e avrebbe parlato con la gente, e lì avrebbe incontrato l'intenzione che il Big Data non ha. Allora questa mia metafora e questa mia, diciamo, iperbole vuole sottolineare il fatto che in un mondo che produce così tanti dati e informazioni, la linea di demarcazione fra quello che viene semplicemente registrato e scritto e memorizzato da qualche parte e quello che viene invece intenzionalmente prodotto come vera informazione, come vero documento, è l'aspetto più importante da approfondire per evitare la deriva comunista, l'ebola dell'informazione, e quindi secondo me il tema dell'ontologia del documento digitale è un tema che ci porta a chiederci: in un mondo dove i documenti oramai vengono prodotti sempre con l'uso di macchine per registrare, come faccio a distinguere una mera registrazione, quindi la produzione passiva di un documento senza alcuna intenzione, e quindi per esempio il big data oppure il frutto di un'attività di intelligenza artificiale, da un vero documento, cioè un documento all'interno del quale posso trovare anche un'intenzione? Secondo me questo è il nocciolo del problema che va risolto nel mondo della documentalità digitale. La nostra è una società che ha bisogno di poter distinguere fra la produzione di informazioni oramai semi o totalmente automatizzate dalla produzione di informazioni che invece nascondono e contengono una vera intenzione. Sulla rilevanza catartica della intenzione devo sostanzialmente richiamare le cose che ha scritto Maurizio Ferraris, e cioè verbalmente posso dirvi: una conversazione registrata, no? Senza e trascritta, senza i toni, senza l'innuendo, eccetera, può fornire un'informazione completamente diversa rispetto alla vera natura e al vero significato di quella conversazione. Il famoso tema delle registrazioni che vengono effettuate nell'ambito dei procedimenti penali e via dicendo. Ma questo perché? Per capire il problema dell'interpretazione delle registrazioni, proprio Maurizio Ferraris me l'ha fatto capire. Ma perché quello che noi stiamo trascrivendo è una registrazione, non c'è intenzione. L'unica intenzione del documento che viene prodotto quando viene trascritta una registrazione è l'intenzione di chi lo scrive, non di quelli che parlano. Perché il documento lo produce chi trascrive la registrazione, e i due che parlano e che sono ascoltati non stanno producendo un documento perché non sanno di essere ascoltati. Ora io con questo non è che voglio teorizzare che questo non è uno strumento valido per combattere la criminalità, però voglio dire che il problema semantico che la registrazione di due persone che parlano pone è che l'unica intenzione documentale è di quello che trascrive la registrazione o di quello che mette i microfoni, ma certamente non dei due che parlano. E quindi noi, di fronte a questo tipo di documenti, entriamo in crisi. E a me questo esempio è molto caro, perché fa anche capire che cosa succede quando noi interveniamo e partecipiamo a delle cosiddette discussioni, dove in realtà quello che viene, diciamo, scambiato nell'ambito della discussione sono altre registrazioni, come per esempio il caso delle corna
del sindaco di Palermo, che è la stessa cosa, cioè è un evento che viene postato e come tale è registrato, non è documentale ma è una registrazione, dopodiché su quella registrazione si scatena l'esegesi delle moltitudini e ovviamente queste cose prendono i significati più strani. Ma per rendere più chiaro il concetto, provo a farvi vedere una lettera che penso tutti noi o molti di noi che lavorano sui social media possono, diciamo, dovrebbero aver ricevuto, e cioè una cortesissima lettera di Facebook che ti ricorda, dunque questo qui, aspettate che lo devo ingrandire un pochettino, poi ve lo metto sul proiettore, no, arriva subito, eccolo qua, adesso ve lo... Eccolo qui, è un po' troppo grande. Piccioliamolo. Ecco, questa è una lettera. Salve Riccardo, è da un po' di tempo che le persone che visitano il sito dell'associazione non ti sentono. Scrivi un post, condividi una foto, eccetera. Ma tutto questo è totalmente automatizzato. Qui non c'è nessuna intenzione. Attenzione, chi ha creato il programma. Secondo me è intelligenza artificiale, analizza il quindi no. Gli è stato chiesto di tenere vivi i gruppi. E quindi lo definiresti un documento? Qui c'è un'intenzione. Il fatto che un documento si nasca da un'intenzione, è vero, ma non vuol dire che ogni volta che c'è un'intenzione c'è un documento. Oggi c'è anche un algoritmo. Per me questo è interessante. Perché si presenta come una lettera, ciao Riccardo, qualcuno mi parla, ma in realtà quel qualcuno non sa neanche che io esisto, d'accordo? Allora, queste particolarità del documento informatico mi hanno portato a... Allora, intanto per rafforzare il concetto, perché magari non tutti... nel mondo di oggi l'esempio di... è ancora troppo grande, rimpicciolisco, spero che si veda. Ecco, queste sono registrazioni, no? Qui abbiamo degli oggetti che senza nessuna intenzione registrano quello che succede su una piazza. Non c'è intenzione, questo è l'esempio di registrazione di oggi. Cos'è un'iscrizione? L'esempio secondo me più vero del mondo dell'informatica di oggi, cioè una cosa che io scrivo intenzionalmente ma senza nessuna intenzione di comunicare, è quando io carico un dato dentro la mia rubrica nel telefono, oppure quando prendo un appunto sugli strumenti per prendere appunti che uno ha sui propri device con i quali... Quindi questa è una iscrizione, cioè io scrivo intenzionalmente ma non voglio dire niente. Però una cosa del genere può circolare, sta circolando, diventa un documento. Poi ci sono i documenti deboli, come tu dicevi, vedi, questo prevedevo l'obiezione, te l'ho persino messo nei documenti deboli, cioè c'è da qualche parte un'intenzione che però ha un nesso molto tenue con questo documento. E poi ci sono i cosiddetti documenti forti, quelli che non puoi che avere scritto tu. E a me le tavole di cera piacciono come esempio di documento forte, perché è impossibile scrivere qualcosa qui sopra non intenzionalmente. Provate a immaginare come può succedere che su queste tavole ci sia scritto ti amo, oppure Riccardo Genghini è un deficiente, Ferrari sa ragione, lui non ha capito niente, eccetera. Qui queste cose su questo tipo di oggetto che ci finiscano senza un'intenzione è impossibile. Ancor più asino chi legge scritto sulla pietra, che allora lì è asino chi scrive, perché... E quindi, diciamo, abbiamo nello scritto questo documento forte dove noi siamo abituati a vedere l'intenzione. Però andiamo per paradossi. Questo è un documento, il libro più piccolo del mondo. Sì, potrebbe essere un documento, ma ancora più interessante, penso che
sappiate che in Perù ci sono queste forme. Posso rimpicciolire? Sì, Nazca, esattamente. Abbassiamo la luce. Va bene. È un documento? Così vedete. Se io per leggerlo devo prendere una mongolfiera o un aereo, e all'epoca non c'erano né mongolfiere né aereo, è un documento o è un'iscrizione? Questo per dire solo che il confine fra gli uni e gli altri non è che è diventato confuso solo grazie all'informatica, ma era un problema sia pure un po' accademico, un po' raro, mentre invece oggi è un problema quotidiano, era un problema che già si conosceva. Per me dire che il problema esisteva già anche 2000 anni fa, come l'esempio di Nazca o delle tavole di cera, serve solo a dire che il problema non è nuovo. Ma mentre allora poteva essere un approfondimento di carattere culturale, scientifico, eccetera, oggi ne va della sopravvivenza della società, come noi la conosciamo, nella nostra capacità di sapere trovare il vero significato dei documenti sta la possibilità di sopravvivere in un mondo che conosce oramai l'informazione come la sua materia prima. L'intenzionalità e la riferibilità dei soggetti, delle informazioni che vengono prodotte e scambiate, è, secondo me, usando esempi metafore belli, che la linea Maginot della società nella quale viviamo. Mi piace molto, e poi passo la parola, questo, che è la famosa scatola di Pessoa nella quale lui ha buttato i suoi quasi 500 frammenti, da cui poi altri hanno ricostruito il libro dell'inquietudine. Perché questa scatola è estremamente importante? Perché uno dei massimi scrittori di tutti i tempi, per me Pessoa siamo Omero, siamo Dante, siamo a quel livello lì, è un signore il quale, come alcuni di voi probabilmente tutti sapete, ha scritto questi frammenti durante tutta la durata della sua vita e li ha messi in questa scatola, non ordinati. Quindi lui ha creato tanti documenti, o forse iscrizioni, chi lo sa, li ha messi in una scatola ed è il lettore che diventa autore. E cioè sei tu, come ti peschi quei fogli da dentro la scatola, che fai diventare il libro dell'inquietudine, il libro che tu vuoi leggere. Infatti in Italia l'edizione ragionata di questa scatola l'ha pubblicata Tabucchi, in Portogallo una signora con un nome difficilissimo che non mi ricordo, in Inghilterra un altro signore. Non sono uguali i libri dell'inquietudine, dipendono da chi ne ha curato la pubblicazione. E quello che Pessoa, facendo questa cosa incredibile, e l'importanza di Pessoa sta proprio in questo modo di scrivere un libro, che è il documento per eccellenza, dimostra che c'è una enorme responsabilità in chi legge. E secondo me il tema della società che vive dei big data e che quindi un pochettino corre il rischio di perire in una sorta di ebola dell'informazione, e che c'è una forte deresponsabilizzazione di chi legge nel momento in cui registrazioni, iscrizioni, documenti sono tutta la stessa cosa. Tant'è che Maurizio, non a caso, hai preso l'esempio di Churchill davanti al Big Data. Ebbene, quello è un Churchill irresponsabile, con il senno di poi. Allora, secondo me, il mio intervento, diciamo, dopo i ragionamenti che ha fatto il professor Ferraris, vuole richiamare l'attenzione sul fatto che scegliere un'idea di documedialità in cui documento forte o debole, iscrizione, documento, registrazione, più o meno va tutto bene, io lo considero pericolosissimo, lo considero una matematica condanna del nostro sistema sociale al fallimento. La capacità di sapere riprodurre nel mondo dell'informatica le proprietà ontologiche del documento che tu hai egregiamente ricostruito nei tuoi lavori su questo tema e proporre alla società un uso di un documento informatico forte, che è quello sul quale si fanno gli accertamenti fiscali, le leggi, le decisioni se allearsi con Hitler oppure no, e dall'altra parte tutto il resto, che è utilissimo anch'esso, che non voglio affatto demonizzare, ma che deve essere distinto e distinguibile dal vero documento. Io credo che questa sia la battaglia culturale che noi dobbiamo sapere affrontare
se ci occupiamo di documenti informatici, per dare una possibilità al nostro mondo di strutturarsi e organizzarsi in modo sano e non di ammalarsi di una sorta di diarrea informatica che porta poi alla consunzione, come, ecco, da lì la, diciamo, metafora dell'ebola dell'informazione. Come vedete, il tema è veramente grande come il mare. Allora, io volevo fare due osservazioni e dopodiché porre una seconda domanda che mi è ben perfettamente introdotta dall'ultima due frasi di Riccardo. Il primo è questo: in verità noi oggi, noi inteso chi fa la polizia, cioè anche quelli che fanno un uso dell'informazione molto orientato, in linea di massima, di fronte a problemi non banali e per cui ha precostituito un sistema documentale e informativo, facciamo bricolage di informazioni. Oggi noi usiamo le telecamere di via Manzoni 42 per scoprire il ladro di via Manzoni 24. Quello di via Manzoni 24 non ha messo la telecamera sulla sua porta perché gli voleva aiutare via Manzoni 46. E semplicemente c'è questa, quindi la tecnica che i big data ci propongono è una gigantografia dell'idea: facciamo bricolage di quello che abbiamo. Il problema è che abbiamo 10 alla 24, credo siamo arrivati, bit a byte, quindi una quantità di informazione che non siamo in grado neanche di scorrere in una vita. E quindi il problema è che mentre il bricoleur di una volta era un ingegnoso che col poco che aveva intorno risolveva i problemi, noi oggi abbiamo il problema che il bricoleur di oggi è uno che ininterrottamente dice: ma dove la potrei trovare sta roba? E quindi quando è stata inventata la carta di credito, nessuno aveva inventato la carta di credito per consentire alla polizia di scoprire dov'è il fuggiasco. Oggi sì. E per questo è così difficile e sono così tanti gli stupidotti che commettono un delitto, un crimine e poi fanno telefonano, comprano con la carta di credito, che sembra roba che tutti quelli che hanno visto la televisione qualche volta negli ultimi anni sa che sono come un suicidio. Non lo fa perché è un altro mondo. Ci vuole un'intenzione davvero perché qualcuno corredi queste cose. Questo è il primo tema. Il secondo è il problema, e da questo veniamo, è il problema della distinzione. Perché il vero problema che ha Riccardo nel dare risposta alla sua critica, dice: se non c'è più distinzione tra i documenti andiamo alla rovina, è il problema che la distinzione non c'era neanche una volta, lui l'ha ammesso. In verità noi avevamo documenti deboli anche nell'antichità. Quindi non è vero che i documenti forti erano chiaramente, è che la distinzione tra debole e forte ci è servita per organizzare e governare le nostre relazioni per qualche secolo. Quello che è certo è che oggi non serve più. Quindi il problema non è quello di ridatemi i documenti, ma è di con che cosa riorganizziamo le nostre relazioni e la nostra vita. E quindi la mia domanda numero due, che ha come primo interlocutore Riccardo, perché è lui il primo che deve rispondere, è: ma i documenti forti come sono cambiati di fronte a questo accerchiamento che la digitalizzazione sta producendo? E quindi come cambia chi ha un ruolo di garante della forza del documento? Perché è chiaro che la distinzione documenti forti, documenti deboli, è che i forti erano quelli per cui qualcuno garantiva. C'era una procedura che li rendeva forti, non una questione che erano scritti con un inchiostro particolare. Poteva anche essere vero, ma ci voleva qualcuno che diceva: mi faccio garante della forza di questo documento. L'aspetto attuale è che questa forza è molto indebolita. Perché? Perché tutto il ragionamento che ha fatto su Pessoa è bellissimo, ma nella presunzione che uno spiritello maligno non abbia preso pensieri di cretini qualunque
scritti su foglietti con una calligrafia simile a Pessoa e infilati dentro quella. Allora, perché dico questo? Perché vedete, primo, nessuno ha fatto la perizia calligrafica sui pezzetti. Quindi il fatto che ciò non sia avvenuto, e allora il gioco sarebbe diverso, sarebbe un meraviglioso gioco che assomiglierebbe a quello dell'attribuzione dell'opera, di distinguere i pensieri veri di Pessoa da quelli dei cretinetti che hanno fatto questo gioco orrendo. Allora, cosa voglio dire? Che noi, nel momento in cui diventiamo autori, dobbiamo anche costruire l'ontologia dei pezzi su cui lavoriamo. Perché se no, ahimè, diventiamo autori in maniera un po' più brutale. Infatti, questo, con questo voglio concludere, è molto raro che il lettore non sia brutalmente, non cerchi di diventare davvero autore. La professoressa allieva di Wittgenstein, che curò le prime edizioni delle opere di Wittgenstein, che avevano una natura molto simile alle opere di Pessoa, è stata formalmente accusata di aver riscritto molti di quei pensieri di Wittgenstein, perché li riteneva incomprensibili e scritti male o sbagliati. Allora, cosa... in qualche caso aveva ragione. Ma questo non concetto di sbagliato è un concetto bizzarro, cioè, secondo lei sì, però il problema è che avrebbe almeno dovuto scrivere le riflessioni, come si chiamano, le riflessioni filosofiche. Sì, sì, beh, quello lì. Filosofische Bemerkung erano quelle che poi lei ha riscritto. Le ricerche filosofiche di Wittgenstein, e il suo nome che è Benscombe, un nome così. Anscombe. Sì. Questo voglio dire che non è solo il documento che perde confini, è anche il concetto di autore. Perché? Perché è vero che se il lettore diventa autore, a quel punto ogni autore... E questo ha più che fare con la conoscenza che con... Ma quello che mi interessa in questo momento è qual è lo status che il documento forte dovrebbe preservare, perché non avvenga quel crollo di cui tu ci hai fatto l'annuncio. Ho un'immagine che riassume la risposta, però forse la introdurrei con una riflessione, anzi l'immagine è di una tale banalità che forse appunto la banalità dell'immagine fa capire che se non viene spiegata forse uno corre il rischio di non cogliere di che cosa stiamo parlando. La risposta alla tua domanda è questa, sempre con questo proiettore. Adesso è troppo piccolo. 200, dai, mettiamoci d'accordo per 200. Ecco qua, questa immagine qui. Ci sono 9 gradi di affidabilità dal punto di vista di un documento immodificabile e 9 gradi di affidabilità di un documento modificabile, posto che documedialità vuol dire appunto anche documenti, come dire, in qualche modo liquidi. In realtà la risposta pratica, tecnica, diciamo frutto di un po' di anni di lavoro su questa cosa, è che oggi noi, se abbiamo un autore S che dice di essere Mario Rossi, ma lo dice lui e nessun altro sa se sia vero, noi nel caso di un documento modificabile, un post di Facebook, un'email, qualunque documento, diciamo, debole, andante del mondo social, internet di oggi, abbiamo il minimo livello di affidabilità che io rappresento con il rosso fuoco. Perché già solo il fatto di non poter attribuire questa affermazione a qualcuno in particolare significa che qualunque cosa ci sia scritta dentro, immodificabile, perché lo dice lui che è immodificabile, ma sarà vero, quindi abbiamo il minimo livello di affidabilità. Invece, se noi andiamo dall'estremo opposto, abbiamo
un soggetto, quindi il TTP verde in alto, è un soggetto che è stato identificato da un soggetto terzo fidato, per esempio un'autorità di certificazione in base al regolamento EIDAS che c'è in Europa, e ha prodotto un documento che questo soggetto terzo fidato dice è immodificabile. Quindi prendiamo l'esempio della pubblicità legale o del protocollo informatico per fare degli esempi pratici che ci sono, no? In mezzo si possono prevedere anche più di altri 7 diversi livelli di affidabilità, ma per volere avere il minimo numero di livelli intermedi, che però corrispondono effettivamente a delle variazioni del livello di affidabilità che c'è, queste sono le possibili graduatorie. Quindi questa sarebbe la risposta banale e un po' incomprensibile. Adesso spiego il ragionamento che c'è dietro. Quindi il ragionamento è: deve esserci un protocollo che prevede l'esistenza, è quello che c'è nella firma elettronica, eccetera, in cui c'è un soggetto terzo che garantisce l'attribuzione, perché sennò cadiamo nella debolezza. C'è bisogno che due cose del documento inteso in modo classico vanno garantite nel mondo informatico. Uno è l'identificazione dell'autore e il secondo è la natura informatica dell'oggetto pubblicato. Va bene? Questo io lo posso fare dicendo: io sono Riccardo Genghini e questo post che c'è sul sito genghini.it è immodificabile. Lo dico tutto io, voi vi fiderete o non vi fiderete. L'altra ipotesi estrema è che su un sito c'è un post che InfoCert dice che è di Riccardo Genghini e ha la firma di Riccardo Genghini, e InfoCert dice, sotto la sua responsabilità, è immodificabile. Voi capite che sono due cose profondamente diverse. Il problema è che oggi questo non esiste. Quante linee di codice dovrebbe scrivere Google o Microsoft per Internet Explorer per rendere possibile questo? Esagero, 7. Magari saranno 700. Però sono 4 righe di codice che in nessuna maniera vogliono scrivere. Ma non lo dico per pettegolezzo, lo dico perché una delle attività di standardizzazione che io presiedo è quella relativa ai criteri di autenticazione forte rispetto ai siti web. Google non partecipa proprio. La Microsoft partecipa faticosamente. Opera, che è un altro browser open source, partecipa vedendo l'opportunità, come browser open source insieme a Firefox, Opera cercano di portare avanti questo discorso. Apple non si è proprio seduto al tavolo. E allora adesso, partendo diciamo da questa constatazione della mia vita di standardizzatore a livello europeo, vi spiego, e simpaticamente polemizzo con la teoria del comunismo, perché io contrappongo a questo punto alla teoria che il comunismo si è realizzato la mia teoria che in realtà noi stiamo vivendo di nuovo la schiavitù, quella proprio del 10.000 avanti Cristo. C'era la dittatura del proletariato, che erano La dittatura del proletariato sono tutti che della dittatura del proletariato, i proletari, evidente. Vabbè, ma questo, questo è ideologico. Invece... non è ideologico. Se ci fosse la dittatura che il proletariato sono tutti dittatori, solo i ricchi sono schiavi, prima o dopo breve non sarebbero schiavi e verrebbero subito ammessi alla dittatura, al proletariato, e quindi a diventare dittatori. La cosa ragionevole è che il proletariato ha come sudditi i proletari, non altri. Se no, non esiste. Faccio finta che è troppo sofisticato. Lavoro su questo concetto che in realtà non c'è il comunismo, ma c'è la schiavitù. Ai tempi degli egiziani, degli antichi egizi, lo schiavo era una persona, un essere umano, che non aveva la soggettività giuridica, non era soggetto, era oggetto di diritto, e che era obbligato a svolgere una attività che aveva un suo
diciamo, produceva i beni di prima necessità allo schiavo, no? In cambio di vitto e alloggio, in buona sostanza, al buon cuore del suo padrone. Ora, nell'economia digitale, dove Maurizio giustamente rilevava, siamo diventati tutti produttori e quindi per questo il comunismo, perché siamo tutti consumatori e produttori alla stessa maniera. Sì, ma nel comunismo, che ama i principi universali, noi saremmo soggetti di diritto. Invece nel mondo digitale noi non riusciamo ad avere la nostra soggettività. Speed, diceva giustamente qualcuno di voi nella sala, sarebbe la risposta. Già, speed. Ma il tema è che quando chi opera i browser si oppone alla possibilità di identificare un autore, identificare un sito, pur non richiedendo alcun particolare investimento tecnologico o di sviluppo di linea di codice, quando io mi sono reso conto di questa resistenza, ma già da molti anni, mi sono chiesto perché. In fondo questo moltiplicherebbe il business, gli scambi, le informazioni, cioè ci sarebbe un ampliamento. Poi mi sono detto, ma questi FANG, no, si chiamano, no? Facebook, Amazon, GAFA. In italiano? Google, Apple, Facebook. Beh, io li so come FANG, comunque. Questi. I cinque grandi perché si opporrebbero a qualcosa che aumenterebbe? Perché sì, aumenterebbe la dimensione degli scambi digitali, ma loro sarebbero meno centrali, perché Google oggi, senza un protocollo trasparente e utilizzabile per tutti, è solo Google che ci dice chi è chi, quale sito e se tu sei tu o non un'altra persona, e lo stesso vale per Facebook e lo stesso vale per gli altri. Quindi, nella migliore tradizione delle battaglie di retroguardia, quelli che avrebbero il massimo beneficio dall'espansione del mercato digitale si oppongono all'espansione del mercato digitale, perché vedrebbe un mercato digitale più grande ma con un loro ruolo meno importante, e forse è meglio avere un ruolo più importante in un mercato più piccolo. Ripeto, 700 linee di codice che potrebbero essere domani fruibili da tutti, che si sa esattamente già come scriverle e che non avete idea con quali argomenti, i più pretestuosi e più incredibili, si cerca di dire. Berners-Lee ha fatto con l'MIT un progetto che trasforma in un universale questo che tu cerchi di contrattare, nel senso che il progetto Solid, che è stato presentato all'inizio di quest'anno, dell'anno scorso, è un progetto di uno standard universale per l'interoperabilità dei dati, che renderebbe, questo è l'obiettivo, anche quelli che oggi sono monopolisti, dei grossi fornitori di dati, in un mondo in cui chiunque può fornire dati, basta che adotti questo standard. Quindi il problema è che bisogna che i governi in questo caso dicano: tu non puoi dare accesso ai dati se non in uno standard interoperabile, perché questo fa parte dei diritti fondamentali dell'essere umano. Allora, la risposta quindi, alla domanda che mi facevi è: cosa serve a un documento informatico nel mondo digitale per essere veramente documento forte, secondo le definizioni, diciamo, elaborate da Maurizio nei suoi lavori sul tema della documentalità? È che ci sia la riferibilità a un soggetto e che la sua qualità tecnica sia definita anch'essa o dall'autore o da un terzo, e che questo deve essere trasparente. È estremamente importante questo, perché negli esempi che sono stati fatti fino adesso, di Churchill che interroga l'intelligenza artificiale piuttosto che i big data, piuttosto che
del sindaco di Palermo che è cornuto e gli altri esempi che abbiamo fatto, in tutti questi casi chi legge l'informazione, se trovasse a fianco della sua informazione, un po' come la classe energetica degli autoveicoli, anche quel tipo di codifica che non fa nessuna valutazione di merito sul contenuto del documento, eccetera, dice solo se l'autore è identificato e se la natura tecnica di quello che stai leggendo è identificata e in quale modo. Ebbene, queste cose consentirebbero in un mondo di documentalità che è documedialità un po' dal mio punto di vista troppo indistinta, di creare le basi per andare verso una ricostruzione e un risanamento del tessuto sociale che tutti vediamo come viene lacerato in questo momento dalla documedialità a de noantri, direi io, un pochettino fatta alla Ndokoyo-Koyo, che però non è Ndokoyo-Koyo, perché nel momento in cui a quelli che in questo momento hanno in mano questo mercato e questo modo di fare documentalità digitale, quando si mette a loro in mano, perché perdonami, ma il mega progetto dello standard universale o della grammatica universale, io non glielo riesco a vendere, perché loro mi dicono, è troppo complicato. Però se io vado con 7 righe di codice e loro mi dicono no, dico sì, ma perché no? Cioè, complica, non te lo posso spiegare. È che allora, non vuole venderla l'Apple, vuole venderla ai governi, perché i governi gliele impongano all'Apple, perché l'Apple non lo compra. Come non lo compra Google, e come lo comprano chi? Quelli dell'open source che pensano con questo di passare dal 2% al 4%. Ma io nel mio piccolo, quell'esperienza delle 700 righe di codice è giusto. Mi ha fatto capire che non è che funziona così e che siamo schiavi digitali perché è capitato. No. Ma c'è un preciso disegno che vede il valore aggiunto della società dell'informazione in una società dell'informazione in cui i produttori di informazioni, noi, non possono e non devono avere una buona identità. E quello è il modello economico dell'antico Egitto. Cioè, noi produciamo il bene di prima necessità che è l'informazione, ma non possiamo avere una soggettività. Come veniamo definiti noi? Ve ne accorgete quando vi manda le letterine Google piuttosto che Facebook? Attraverso la versione del browser che utilizziamo, il sistema operativo installato sulla nostra macchina, e quindi veniamo identificati esattamente come gli schiavi dell'antico Egitto o degli antichi romani, sulla base del padrone all'interno del cui sistema noi siamo iscritti. Per cui c'è una sì, la PEC sarebbe TTP verde, quello in alto, a valore probatorio. Ma rispetto un altro problema che mi sta sollevando, un altro problema. La PEC è una risposta a questo problema, ma è una, se guardiamo i 10 alla 42esima dati che vengono prodotti, le PEC sono neanche lo 0,00001% di tutto quello, molto meno ancora. Sì. Quindi è una risposta che funziona in un contesto microscopico rispetto alla totalità del sistema che noi stiamo osservando. Comunque bisogna anche dire che il fatto che la PEC è così piccola la rende un sistema gestibile, perché il controllo della PEC è oggi il controllo di un insieme di atti molto limitato. Ma se gli atti se i documenti forti fossero la metà o i tre quarti dei documenti del web, poi nessuno potrebbe controllare se sono davvero forti o no. E il crimine si farebbe forza del fatto che è impossibile beccarli. Che è la stessa ragione per cui i supermercati tradizionali non puntano all'eliminazione dei borseggiatori dei supermarket, ma puntano al controllo. Perché l'eliminazione è molto più costosa che fare che vendere, e quindi non conviene. Va bene, allora
Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, due cose. Una sulla questione del documento, anche per chiarire l'apparenza di lassismo documentale che posso aver dato all'inizio, e la seconda sulla questione del comunismo, come sempre. Documento e comunismo. Schiavi o proletari? Questa è la domanda. Esattamente. Per inciso, c'è il problema che sembra che si trovassero benissimo quelli che facevano le piramidi, erano contenti, convinti di star facendo qualcosa. Era il club mediterraneo di una volta. Di utile, bevevano tantissima birra, insomma, lo facevano durante i momenti liberi. Ci sono studi, ma comunque adesso non sto cercando di rivalutare i costruttori delle allora piramidi. Allora va bene così. No, non sto cercando di... No, non avevano per esempio crisi depressive, perché avevano un senso molto forte di quello che dovevano fare. Cosa faccio tutta la vita? Faccio la cosa del faraone. Cioè, quando si dice avere un obiettivo nella vita. Comunque, allora, per quanto riguarda la questione dei documenti, allora, nel momento in cui noi abbiamo effettivamente un'inflazione di documenti e una inflazione di cui non avevamo presagito neppure remotamente, di cui nessuno aveva presagito neppure remotamente la portata, tant'è che io sono convinto che quando Zuckerberg ha aperto Facebook pensava: vado su un post e poi la gente fa, io faccio i soldi con la pubblicità, mica pensava di fare i soldi sui dati, pensava che ma ancora li fa così. Ancora la quantità principale di introiti, sia di tutti i grandi, è sulla pubblicità. Tutti stanno lavorando perché pensano che poi arriverà questa meraviglia, perché sì. Si occupa di intelligenza artificiale. Sì, però visto che quando si trova sempre un po' a scusarsi con l'aria di dire no, non lo faccio più effettivamente, cioè quello non era per le pubblicità che ha fatto, ma invece per l'uso che ha fatto. Lui però, perché sì. Cerca di farti credere che sono i cattivi suoi utenti fanno sta roba, che lui in verità gli basta la pubblicità. Lui invece, come giustamente tu sospetti, lui vuole anche la seconda torta più grande. Allora, effettivamente ci troviamo di fronte a una esplosione incalcolabile di documenti deboli, cioè di registrazioni di fatti, nel senso che prima la gran parte dei fatti spariva, poi a un certo punto certi fatti che non erano registrati cominciavano a diventare irrilevanti, cioè quando hai trovato il DNA sulla sigaretta in cold case, allora a questo punto una cosa che non era registrata di colpo hai scoperto che era registrata e diventata rilevante, come se tutto quanto fosse diventato un cold case perché tutto quanto viene registrato. Però questi sono appunto documenti deboli che tipicamente non manifestano un'intenzione, nel senso, o meglio, sì, ci arrivi, questo aveva voglia di fumare, ma e in più era un assassino, però il secondo non... Quale delle due? Esattamente, primo. Secondo, abbiamo anche una quantità senza precedenti, ovviamente minore, di documenti forti, cioè di registrazioni di atti, vale a dire un tizio che pubblica un post su Facebook, un tizio che scrive un tweet e uno che sta facendo un documento, quindi è un atto registrato, lui sa di rivolgersi a qualcheduno e vuole che quello che sta facendo venga letto ed è registrato. La consapevolezza è più bassa di quanto non si creda, perché per esempio c'è gente che pensa che insultare le persone non sia reato su Facebook, ma invece per strada sì. Questo è molto, molto, molto strano, però c'è questo. In ogni caso, questi sono dei documenti. Nel momento in cui i documenti sono così tanti, ma anche solo banalissimamente le email che scriviamo, cioè quanto è diverso il valore, la pregnanza documentale di una email adesso rispetto a cos'era la solennità di una lettera 30 anni fa. Con tutto che l'email ci potrà essere ritorta contro, esattamente come la lettera di 30 anni fa, e ne sanno tutti i professori che sono accusati di aver molestato gli studenti, perché questi magari scrivevano delle cose, però adesso... Allora, quello che è necessario è invece la definizione di un documento fortissimo, cioè una strategia deflazionistica, ossia si stabilisce, però effettivamente se uno va dal notaio questo fa,
se uno va dal notaio fa un documento fortissimo, cioè un documento che non solo è un documento, ma è anche concepito per essere un documento e si prende tutte le responsabilità dell'essere documento. Insisterei su questo piuttosto che sulla questione dell'intenzionalità. Spiego il motivo. Perché in fondo mi hanno raccontato, uno dice sempre mi hanno raccontato, ma davvero questo me l'hanno raccontato, che ci sono dei siti di dating che hanno dei software così sofisticati che se anche uno descrive come proprio ideale erotico una signora alta e bionda, gli propongono continuamente delle signore basse e brune, perché sanno che poi quello che lui in effetti va a guardare sono sempre le basse e brune, quindi quello è un ideale dell'io che non è interessante e gli proponi quell'altro. Allora, il notaio deve comportarsi come il software che individua la vera intenzione profonda del cliente, oppure come quello che individua l'intenzione dichiarata del cliente? Io credo che debba essere quello che individua l'intenzione dichiarata del cliente, perché sennò se il cliente fa testamento, l'intenzione autentica è morissero tutti ammazzati, vorrei non lasciargli niente, e invece dice lascia il mio caro eccetera eccetera eccetera, tutto questo viene riconosciuto eccetera. Quindi per questo affidarsi all'intenzionalità, come anche gli esempi di Pessoa è sempre un po' problematico, perché l'intenzionalità ha molti livelli, così come la coscienza, mentre il livello di convenzionalità per cui si statuisce noi in questo momento consapevoli di quello che stiamo facendo eccetera, fra l'altro se le persone dovessero dire noi in questo momento consapevoli di quello che stiamo facendo avrebbero già consumato lo spazio del tweet e non avrebbero poi scritto il seguito, cosa il che testamento per Twitter cosa che si consiglia anche al Presidente degli Stati Uniti. Un'altra cosa invece sulla questione del comunismo, mancava una cosa, cioè io non stavo descrivendo, quindi il comunismo è realizzato e siamo tutti felici. Uno potrebbe dire, se il comunismo è realizzato, perché sono tutti così arrabbiati? La risposta è appunto semplice. Sì, no, ma la risposta è semplice. Da una parte probabilmente dentro al comunismo c'erano degli aspetti che sembravano belli a Marx e in realtà non sono belli affatto, per esempio il fatto di essere a pesca la mattina, fare il critico al pomeriggio e poi dopo accudire alle bestie la sera così come gli va eccetera, non è affatto bello, lo sperimentiamo tutti i giorni come spaventoso fare continuamente delle cose differenti, un po' di normalità piacerebbe, però invece Marx, che era nutrito di Schiller, l'uomo è veramente uomo solo quando gioca e quando realizza la propria totalità, non si rende conto di che fatica comporta realizzare la propria totalità e di quanto è piacevole tenersi occupati in compiti piccoli eccetera, tipo fare la maglia sarebbe vietato perché è troppo piccolo, ripetitivo e alienante, invece no, ci certi che si rilassano. Allora quindi c'è quell'elemento, ma poi l'altro elemento invece importante che però riguarda l'Occidente per esempio e non la Cina, quindi ci sono molti modi diversi di affrontare il problema, è il fatto che si crea un plusvalore documentale in Occidente e non in Cina, molto più forte del plusvalore tradizionale che si creava in Marx. In Marx, come sappiamo, il plusvalore si creava perché c'era l'operaio che lavorava 10 ore, 5 ore si pagava lo stipendio, le altre 5 ore dava dei soldi gratis al capitalista. In tutto questo, tuttavia, a lungo tutti e due erano all'oscuro della cosa, nel senso che il capitalista pensava che l'operaio fosse povero perché era un alcolizzato e lui ricco perché virtuoso, quindi erano inconsapevoli della cosa, però di una cosa erano consapevoli, e cioè che l'operaio stava lavorando. Invece, e oltretutto, il capitalista dava i mezzi di produzione all'operaio, non è che diceva vatti a trovare una fabbrica a casa tua e fammi stare. C'era la cosa che facevi fare delle cose in casa, però se era il capitalismo classico c'era la fabbrica. Adesso invece questi, tutti noi, produciamo valore,
cioè lavoriamo, però non siamo consapevoli di lavorare. Questo è l'elemento, né chi ci dà né chi, cioè, ovvio, chi ci dà poi dopo la compagnia guadagna enormemente, perché noi facciamo dei lavori di correzione, per esempio per i traduttori automatici, che se dovessi pagare un traduttore costerebbero chissà che cosa, e però noi lo facciamo gratuitamente ricevendo in cambio un servizio. Si pensa, la descrizione normale è che questo servizio è pari, cioè tu ricevi gratuitamente dei servizi e in cambio dai gratuitamente delle informazioni. In realtà c'è una differenza enorme, cioè i dati che tu dai sono veramente sensibili, quelli che ricevi non lo sono. Per esempio, tu dici veramente chi tu sei, mentre sai che tempo farà domani a Venezia, che è anche interessante, però lo sanno anche tanti altri, quindi per esempio competitivamente è un'informazione. Poi sono dati pubblici quelli a cui hai accesso, quelli che invece dai su di te sono segreti. C'è quindi una differenza enorme che fa sì che questi dati possono essere capitalizzati, i dati che dai, mentre i dati che prendi non possono essere capitalizzati. Quindi c'è questa... Se, per esempio, l'Europa, che sono 500 milioni di persone, andasse a dire appunto ai grandi del web: guardate, a noi va benissimo quello che voi fate, però dovreste socializzare parte dei vostri guadagni, così con questo si paga non un reddito di cittadinanza, che è una cosa ridicola oltretutto in un paese di camorristi, evasori fiscali, eccetera, tutto questo insieme di cose si presta male, e oltretutto è anche umiliante per chi lo riceve, perché è proprio... Se tu invece dessi un salario di mobilitazione, salario perché stai facendo un lavoro, e di mobilitazione perché stai effettivamente facendo qualcosa, stai producendo valore. Ovviamente ci saranno dei limiti, perché è evidente che allora questo... Poi è vero che se una cosa di questo genere, probabilmente molti degli scontenti che stanno alla base dei populismi attuali non avrebbero luogo. E vengo al motivo per cui in Cina non c'è il populismo. Per due motivi. Primo, perché se qualcuno si fosse rivolto al John, manda dei carri armati e il giorno dopo sono tutti esplosi. E quindi questo è già un motivo pragmatico molto, molto significativo. Ce n'è però un altro, e cioè loro non hanno delegato o non hanno permesso che delle parti terze commerciali si impossessassero dei dati. Gestiscono loro i loro dati in prima persona. Tutto passa attraverso i dati. Per esempio, come sapete, loro non usano le carte di credito, ma usano o contante o telefonino, così è già immediatamente, salta anche l'intermediazione bancaria, le banche contano molto poco in Cina, e oltretutto non hanno pagato i brevetti a nessuno, per cui si sono fatti la loro Amazon, la loro Google, le loro cose, eccetera, eccetera, eccetera. E con questo, inoltre, hanno 1 miliardo di persone con il telefonino, e quindi di queste 700.000 sono degli smartphone, quindi riescono a capitalizzare una quantità di dati gigantesca. Indubbiamente la gestione del problema, così come è fatto dalla Cina, sembra molto più avveduta e lungimirante di quella che viene fatta. Ovvio, poteva essere fatto soltanto da uno Stato totalitario, perché invece se il Presidente degli Stati Uniti va a dire ad Apple aprimi il telefonino, gli dice manco morto, arrangiati, e non lo fa. Quindi c'è una serie di problemi. Quanto hai detto mi fa venire due cose. La prima è: 10 o 12 anni fa Massimo Cacciari aveva anche lui, ma non in una cosa seria, in una battuta di un'intervista, ha formulato questa cosa. Lui lo faceva per togliere le illusioni a quelli di sinistra. Diceva: quelli di sinistra non devono pensare che abbiamo perso e che quindi bisogna ricominciare la lotta per il comunismo, perché il comunismo, non diceva vinto, ma è già qua. E lui diceva una cosa che è simile a quella che dici tu, ma con un'enfasi che era, tenendo conto dei ragionamenti, diceva che il modo in cui si è realizzato non vi piaccia, è un problema a cui partecipo, ma non è che
neanche Marx poteva sapere esattamente come sarebbe andata, ma tutto quello che doveva avvenire in termini di trasformazioni strutturali è avvenuto, ed è alcune di quelle che indicava non indicava la tecnologia, quindi in questo senso. La seconda cosa che mi interessa molto è che mi sembra che tu in verità con questa ultima battuta hai aggiunto una cosa, e cioè il fatto che questo modello di salario sociale è un modello che universalizza la funzione dell'influencer, perché il valore delle nostre azioni sul web e anche nel mondo per quelli che usano queste informazioni è il valore che ha l'influencer. E infatti l'influencer, come sempre la picco di una piramide, gli influencer veri guadagnano pacchi di quattrini, perché gli vengono pagate davvero, perché la loro capacità di generare valore è riconoscibile e riconosciuta. Il problema che vedo dietro questa idea che siamo tutti influencer, che è una forma di comunismo dell'influenza che è molto carina, è quella di capire qual è il valore prodotto, perché questo, cioè la monetarizzazione di questo valore prodotto, temo che manderebbe in fallimento quasi tutti quelli che provano a pagarle. Sì, è vero, c'è anche poi problemi morali, per esempio vai a pagare qualcuno che fa degli hate speech o scrive delle cose naziste sul web perché sta producendo valore, sì, però al tempo stesso è quello così, detto... È ben così che ottieni che qualcuno faccia gli hate speech, cioè i siti russi famosi, Bannon, questo fanno, in qualche modo remunerano termini o di visibilità o di ruolo... remunerano quelli che fanno queste cose. Ma questo perché è vero che in assenza, cioè la digitalizzazione dei documenti produce questa melassa in cui il documento non si sa bene cos'è, e quindi è uno spazio per tutti quelli che vogliono fare operazioni non confessabili per operare coprendo le proprie identità, non lasciando tracce. Però io sul fatto che la melassa dell'informazione sia un sottoprodotto necessario. No, ho detto che è la condizione. È successo, ma non era necessario che accadesse. Poi qualcuno, più o meno lucidamente, a un certo punto ha capito che era anche una forma di organizzazione del no, business. Però io quello ma non è necessariamente così. Anzi, io penso che in verità noi abbiamo, per capire come dobbiamo andare a trattare i documenti, dovremmo modificare, cioè definire una serie di protocolli che vanno dal documento che serve per definire un valore erga omnes ai documenti che servono per definire valori che sono relativi a comunità, insiemi, comunità più o meno grandi, più o meno... Perché? Perché vi faccio un esempio che è quello su cui sto lavorando. Come si fa a garantire la qualità di un'informazione? La qualità di un'informazione si garantisce, secondo me, in primis, se si tiene conto che qualunque informazione non è altro che un frammento di una registrazione di una storia. E cioè se si proibisce di fornire il frammento senza il contesto della storia. Esempio, supponete che Giorgio De Michelis nel 2000 è stato arrestato con 40 carabinieri e accusato di pedofilia. Immaginate, professore universitario arrestato per pedofilia, forse perché era protestante, era comunista, chissà cosa, si può essere. Dopo 2 anni viene prosciolto, dopo 3 gli viene riconosciuto il grave danno morale, fisico, e gli viene dato 1 milione di euro. Dopo 11 anni De Michelis decide che vuole candidarsi a sindaco e una viperina nella rete dice De Michelis il pedofilo si vuole candidare sindaco. Capite che sta mentendo, e che questa cosa, se fosse obbligatorio la ricostruzione della storia, non potrebbe essere detta. Chi lo dice sta mentendo sapendo di mentire. Perché questo non avviene? Per varie ragioni. Una delle quali, e questa è interessante perché mi aiuta a capire come alle volte le cose sono non intenzionali, perché quando hanno inventato il web, mettere la data sui post era troppo complicato. E il dramma è che da allora i post non sono datati.
non è, nessuno ha pensato, anche nelle, nella famosa web 2.0 eccetera, nessuno ha pensato che questa era comunque, e la data è uno degli elementi per andare verso il documento assolutamente fondamentale. Però vedete, quello che è interessante è che per fare questa ricostruzione delle storie noi abbiamo molti aspetti vantaggiosi. Perché? Perché nell'ontologia delle nostre storie ci sono molti elementi stabili. Se uno si è sposato, dopo può essere diventato vedovo, può aver divorziato, essersi separati come una forma, o può essere rimasto con sua moglie. Oppure possono essere separati di fatto. Ma non è che c'è 18 possibilità. E quindi per ricostruire le storie giuridiche sono ancora più formali, perché hanno un costante passaggio formale, nel senso che tu non puoi rimanere indagato per 10.000 anni, perché rimanere indagato deve esserci qualcuno che chiede il prolungamento delle indagini, eccetera. Quindi tu puoi avere, dare al sistema una modalità per connettere gli eventi e per quindi fornire l'integrità dell'informazione invece che la sua frammentazione. Allora, questo è un modo con cui io sono convinto che il problema sono i procedimenti, le pratiche con cui noi manipoliamo i documenti. Per questo non mi piace, preferisco gli influencer ai consumatori, perché il concetto di consumo è un concetto che non genera conoscenza. Con questo concludo questo mio intervento brevissimo. E se voi entrate nel web per sapere, per dare risposta alla tipica domanda da dopo cena, quel film di Alberto Sordi in cui faceva chi è il regista? E fine, una volta era una cosa in cui tutti, e poi uno bravissimo diceva il regista era questo Zampa, fantastico. Oggi è un problema del dito più veloce del West, perché immediatamente un certo numero di giovani con i pollici, come hanno notato Ser, schiacciano e dicono era quello lì. Questa non è, non produce conoscenza. Noi entriamo in usiamo un'informazione che siamo ben contenti che sia là. Infatti nessuno il giorno dopo che l'ha fatto si ricorda chi era il regista di quel film. Totalmente diverso è se un gruppo di makers cercano come risolvere un problema di fare una porta che si apre da sola, ma che non, in questo caso vanno in cerca nel web, trovano articoli di fisica in cui ci sono proprietà della meccanica, esempi eccetera, alla fine elaborando tutta questa informazione generano la loro soluzione. In questo caso l'accesso è un accesso che produce conoscenza, ma perché la storia in cui è inserito non è one shot, ma è una storia in cui c'è un'intenzionalità, un interesse, una pratica sociale, eccetera, molto più ricca. Allora noi dobbiamo tener conto che la relazione che importa tra documenti e la vita degli esseri umani è mediata quasi sempre dalla conoscenza. Io non ho ancora trovato una mediazione che non preveda questo fatto della persona che crea conoscenza, cioè che fa avanzare in qualche modo, se non altro, il suo mondo. E allora da questo punto di vista il concetto di documento è invece un concetto molto importante, perché esistono delle informazioni che devono valere erga omnes, perché definiscono punti fermi nelle relazioni sociali, come appunto nella società in cui noi viviamo la proprietà, cioè se quel libro è mio, se me lo porti via sei un ladro, c'è santo che tenga. Se hai violentato una ragazzina minorenne, e allora deve essere tutto certificato che la ragazzina era minorenne, che tu l'hai violentata, deve esserci qualche modo per poter dire certo, e dopo ti do una sanzione, e quando sei un violentatore poi ti rimane anche questa sanzione entro certi limiti. Mentre diverso è tutto il resto che noi facciamo, che è per produrre conoscenza. E allora l'idea è di dare il controllo agli utenti, in questo senso facendo, rendendoli qualcosa di più che consumatori. Posso? Prego, anzi, ecco, che stiamo avvicinandoci alla fine, quindi do le battute finali ai nostri due conversatori. Ecco, il problema è che la conoscenza è cosa rara, purtroppo,
anche per noi, cioè per persone che magari fa di mestiere professore, mi chiedo su quante cose ho davvero conoscenze e quante cose originali ho fatto in vita mia. Eppure sono pagato per questo, non sto a dirlo tanto forte, però è un problema. Quindi secondo me invece il dato indubitabile è che siamo corpi che consumano, corpi che sanno di avere una finitezza spazio-temporale. Per inciso, questa è una grandissima differenza rispetto ai computer, che non si annoiano, per cui quell'idea i computer prenderanno il potere. No, guardate, il desiderio di potere è tipico di uno che sa che avrà una fine poi dove non potrà più niente, e quindi è difficile che un computer si dedichi a uno svago così futile come la presa del potere. O appunto Deleuze e Guattari nel 72 dicevano che noi siamo macchine desideranti, sì, indubbiamente, però siamo anche macchine che si annoiano, che si deprimono, che hanno la gotta, che hanno fame, eccetera, tanti altri sentimenti meno euforici che il desiderio, e che fanno la nostra differenza rispetto alle macchine. Questo secondo me, e non l'intelligenza e la conoscenza, secondo me è il proprio dell'umano. Io in questo sono più vicchiano che cartesiano, cioè diciamo che homo ignorando fit omnia, se non altro perché se io dovessi avere una teoria economica tutte le volte che compro il giornale, più delle volte non potrei comprare il giornale, perché la maggior parte delle persone non sanno perché il denaro vale, e neanch'io in realtà l'ho saputo fino a un certo punto. Ma lì allora forse dovremmo, perché sì. Io quando intendo conoscenza in questo caso intendo una conoscenza che come minimo comprende il know-how, se non si riduce addirittura. Ah, sì, sì. E il know-how oggi alle volte richiede anche molta conoscenza formale, quindi di tipo accademico, chiamiamola. Però quello che interessa è che se io accedo alla rete perché devo fare delle cose, quindi devo trovare un modo per farla, è diverso che se io accedo perché la rete ormai è un'estensione della mia memoria, e come il numero di telefono, anche il regista del film come Alberto Sordi, non me li ricordo più. Ma la conoscenza non è solo il know-how. La conoscenza non è soltanto il know-how. Di nuovo, conosci come? Conosci come, sì. No, ma anche il passato a cui si correla. Ma perché per il conosci come c'è anche un conosci come si faceva in passato. Tutti quelli, per esempio, che adesso riscoprono le vecchie specie di grano, le vecchie vitigni per produrre uva, cercano un know-how passato per riprodurlo oggi. Quindi non è solo il nuovo, è che io produco un nuovo, riconfermando uno vecchio, variando uno vecchio. Ma il problema è che è una conoscenza che mi serve per fare, mentre c'è anche una conoscenza che io acquisisco in quanto conoscenza, che è quella che insegniamo io, lui. Prego. Ma dei documenti in quanto documenti, per inciso, questo è interessante, perché appunto se uno va dal notaio perché vuol fare un documento, se uno va in municipio o in chiesa accompagnato da qualcun altro con dei testimoni è perché si vuole sposare. Tutti questi atti hanno una solennità che li rende primo rari e secondo circoscrivibili e riconoscibili, mentre dal punto di vista della riproduzione semplicemente come dire nel flusso del web, distinguere un matrimonio vero dalla recita di un matrimonio, per esempio, è impossibile. Le parole che sono pronunciate sono le stesse, eccetera. Quindi insisterei molto su questo, e che, ripeto, quando criticavo l'intenzionalità come riferimento ultimo, è perché l'intenzionalità è un elemento onnipresente ma spesso insondabile, e quindi arrivare all'intenzionalità ultima e fare dell'intenzionalità ultima il fondamento della validità dell'interpretazione è complesso. Basterà dire: scusa, ma se questo qua si è comprato quel vestito, è andato quel giorno in quel posto, poi eccetera,
avrà pur voluto significare qualcosa, e se anche era uno scherzo di pessimo gusto, comunque resta il fatto che è sposato. Allora, sulla, sulla tua arguta provocazione del, del notaio per, gli, per i documenti digitali veri, dico che con gli strumenti che ci sono adesso, questi micro atti notarili probabilmente potrebbero costare 0,1 centesimi l'uno, e quindi non, non è una roba della serie 1500 euro per avere questo tipo di certificazione. E lo dico più che altro perché il mio sforzo, lavorando sui documenti informatici, è di evidenziare l'importanza della, dello sforzo che si deve fare per ridare una giusta dignità al documento informatico, senza considerarla utopia. E quindi mi va bene che un soggetto terzo fidato, chiamiamolo notaio, chiamiamolo PEC, chiamiamolo come, come, come si chiama adesso, faccia questo lavoro. Però, siccome al concetto di notaio si associa il concetto del costo proibitivo, mi preme dire che stiamo parlando del costo di una PEC, anche se invece di essere una PEC è un sito web certificato, eccetera. L'altra cosa che emerge da, dalle osservazioni che hai fatto è il tema del contesto. Cioè, tu dicevi nell'internet vedere due che sono davanti a un altare o davanti al sindaco e si scambiano un consenso, sapere se è un film o se è un vero matrimonio è impossibile. Secondo me il tema del riappropriarci dell'identità, come ho detto, è fondamentale per poter essere liberi in una società digitale, è il primo pilastro. Il secondo pilastro è che bisogna rendere riconoscibile il vero documento usando tecnologie standard, quindi browser, eccetera, senza dover ricorrere a dei servizi particolari, e quindi la riconoscibilità del soggetto e dell'oggetto, quindi del documento, sono l'altro pilastro. Il terzo pilastro estremamente importante, che hai rilevato tu, e semplicemente lo rinomino con la terminologia del giurista o del tecnico, è il terzo pilastro, è la riproduzione del contesto che ha prodotto la nascita di un'informazione intenzionale, e allora è un documento, o di una registrazione, e allora in questo caso saranno big data, saranno intelligenza artificiale, saranno altre cose. Il contesto è, mentre il soggetto è tecnicamente risolto e la riconoscibilità dell'oggetto è tecnicamente risolto, la difficoltà che c'è e di far utilizzare queste tecnologie a chi ha in mano la rete oggi. Il tema invece, quello complicato, è il tema della riproduzione del contesto. La riproduzione del contesto, poiché nell'informatica tutto è design, tutto è creazione, nulla è dato, nulla è come nella natura che piove dall'alto, abbiamo un tempo limitato per vivere, abbiamo una materialità, non possiamo essere uni e trini, nel mondo informatico non è così. E quindi quello della riproduzione affidabile del contesto, quella è effettivamente una materia complicata. La risposta al tema di come rendere affidabile un'informazione informatica senza riprodurre il contesto nel quale questa informazione è nata è privo di significato, appunto perché io avrei un documento il cui autore è certo, il cui formato è certo, però io non so se è il film di un matrimonio vero oppure... Però alla che l'informatica come i threads ha le basi. Certo, infatti stavo arrivando esattamente a questo. Tuttavia esiste una prassi di tutte le macchine, tutti i computer si osservano e si può chiedere alla macchina anche di ricordarsi che cosa ha fatto. E questo è il modo in cui, proprio nel modo più banale, si può ricostruire il contesto di quello che noi stiamo vedendo.
E allora quando noi andiamo a vedere i log o i threads, come dicevi tu, che cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di vedere se stavamo vedendo il trailer di un film di Laureato. Il laureato, ecco, mi veniva proprio in mente quello, il laureato, oppure se stiamo vedendo effettivamente un matrimonio che salta perché all'ultimo momento la sposa va via con un bellissimo proprietario di un Alfa Duetto. Quindi il terzo elemento del documento informatico in una società informatica che vuole riacquisire quelle caratteristiche di, penso a Popper, di società trasparente, aperta, multipolare, pluralista, e che diciamo vuole evitare a cena poi discuteremo se si tratta di dittatura del proletariato o di schiavitù, perché su questo Maurizio Ferrari e io non siamo ancora d'accordo, ma sulle altre cose mi sembra che siamo abbastanza allineati. Il tema è che noi dobbiamo avere presente che le tre gambe su cui si regge una società pluralista, aperta, dove è possibile la democrazia, il confronto delle idee, eccetera, è data da, nella mia visione delle cose, da un documento informatico che ha un soggetto a cui è riferito. Non tutti i documenti informatici devono essere così, ma deve esistere un sottoinsieme di questi documenti, un sottoinsieme in cui si sa chi è l'autore, si sa qual è il formato, qual è il contenuto, se è statico, se è dinamico e via dicendo, e deve essere possibile ricostruirne il contesto. Se questi tre elementi esistono, poco importa se li certifica un notaio, e qui purtroppo è una brutta notizia per il mio mestiere, perché questa cosa la può fare benissimo una macchina e non c'è bisogno forse di una persona che lo faccia, però che sia una macchina, che sia una persona, che sia un servizio, che sia un algoritmo, se questi tre elementi sono rinvenibili e verificabili, secondo me abbiamo quel documento informatico che forse ha tutte le caratteristiche di autorevolezza, di affidabilità, non perché dica la verità, ma perché posso verificare chi dice cosa, quando, come, perché, che avevano i libri, le lettere e tutti i documenti di cui noi ci siamo serviti fino ad oggi. Posso dire solo una cosa a vantaggio dell'utilità dei notai, quindi, che nasce da questo, cioè è vero, non importa che sia un notaio, però c'è un'analogia possibile. Quando ero fanciullo c'erano dei pensosi dibattiti sulla validità della messa per televisione, perché si diceva ma vale, non vale, eccetera. Allora poi si diceva per le persone anziane, i malati, sì, solo c'era, per loro c'era tutta questa cosa, solo per loro. E poi se uno è un malato immaginario, cioè se è complicato, eccetera. Uno ci marcia un po', E alla fine poi uno diceva ma è una questione futile, perché in fondo un miracolo visto in televisione e vale tanto quanto un miracolo visto in diretta, perché si tratterebbe di un miracolo, poi il clou di tutta la vicenda è un pezzo di pane che si trasforma in corpo di un dio. Quindi vederlo alla TV, vederlo in... Però puoi mangiare il pane. Sì, però comunque vale anche se non l'hai mangiato, da fuori, eccetera, e così. Vabbè, lasciamo perdere, un vegano credente può davvero però questi sono dei problemi complicatissimi in cui non mi addentro. Il vero fatto è che quello che è davvero importante lì dentro è il fatto di andare a messa. Il fatto di andare a messa significa, vabbè, vuol dire che sei uscito di casa, hai fatto uno sforzo, eccetera eccetera eccetera, quindi questa cosa qua è vincolante per te. Poi c'era un sacco di gente che andava a messa semplicemente per abitudine, ma comunque contava il fatto di andare a messa. Vale il discorso per il notaio. Il fatto di andare dal notaio vuol dire che tu eri intenzionato a far questo, e perché è abbastanza... appunto parlavamo prima, vai in questo supermercato di Amazon, prendi l'oggetto, guardi lì, lui ti riconosce con riconoscimento facciale, hai comprato l'oggetto, per esempio. Anche se non guardi lì. Anche se non guardi, vai e ti prendi l'oggetto e te ne vai, lui ti riconosce stesso e ti riconosce ugualmente. E appunto c'è il problema, no, ma veramente ero in una cosa compulsiva, cioè
Vorrei ridarlo indietro, ma come si fa a cancellare questa cosa? Ci sono... Lo rimetti giù. Ah, lo rimetti giù. Questo mi solleva molto. Ma comunque, voglio dire, come ci sono, notoriamente ci sono delle operazioni che uno fa a cuor leggero, pagando con il telefonino o con la carta di credito, mentre in contanti, almeno una volta il principio era questo, in contanti ti rendevi più conto di star pagando, mentre con la carta... Vale un po' la stessa cosa anche per i documenti. In realtà, che ci sia una specifica ritualità intorno ad atti di particolare rilevanza non è una sopravvivenza di tempi passati, ma è una garanzia importante della rilevanza dell'evento, del fatto, di nuovo, magari tu sei andato dal notaio perché se no a casa ti coprivano di botte e ti hanno detto ti ammazzo di botte se domani non vai dal notaio, quindi la tua volontà è stata in qualche modo octroyée, coercita. Ah, no, ma nella sua definizione di volontà il fatto che sia sincera o imposta non credo che sia rilevante. No, vabbè, non è proprio così, però diciamo nell'ambito digitale ne prescinderei. Poi... Tu ti ricordi quella famosa bustina di Minerva di Umberto Eco dell'albergo in Svezia, di Londra, dove era arrivato con un salmone? Ah sì, sì, e che gli svuotavano. C'è un sistema tipo a quello di Amazon, ma senza la possibilità di restituire. Quindi lui metteva il salmone dentro il frigo, togliendo tutte le bottiglie di whisky, e il giorno dopo trovava il salmone fuori, tutte le bottigliette ammonticchiate e il frigo di nuovo pieno. Rimetteva il salmone dentro. Alla fine ha avuto il salmone marcio e il suo editore ha dovuto pagare tutte le 100 sterline o 200 sterline di bottigliette di whisky e altre menate che gli erano state tutte addebitate perché non c'era la possibilità di rimetterle dentro. Quindi capisco la sua preoccupazione perché quella gli dava l'idea dell'ansia. E poi si può ricevere gli ascoltatori. Sì, certo. Avete parlato un po', ma fa parte del modello che la conversazione è prevalentemente tra i due relatori, perché se no c'è il rischio che poi non riusciamo mai ad arrivare a niente. Invece vedete che la conversazione è questa volta. Va bene, comunque vi ringrazio molto perché siete rimasti, questo vuol dire che eravate interessati, e vi attendo il mese prossimo, il primo lunedì del mese, e buona serata.